po' a Gioia, la gira per busti, ma che sembra da essere in un alter paese. In busti a che torna poca gente, tu ci a ca, con su una mascherina che l'ha quattro il naso, a buca o il barbel, a che fo domani oggi. Brucia la Gioia Bustarsizio, brucia anche se in isolamento, per evitare assembramenti diffusori di contagio e per questo vietati. Brucia e i lapilli salgono alti in cielo, facendo così ben sperare. Proprio mandare a rogo la pandemia è del resto il desiderio dell'unico fantoccio di paglia e stracci esposto in piazza quest'anno e dato alle fiamme dalla giunta che ha voluto così simbolicamente mantenere viva la millenaria tradizione benaugurante, appiccando il fuoco almeno al manufatto della famiglia Bustocca, che ha a sua volta affidato la creazione ai ragazzi della comunità Marco Riva. Il significato di salvare i simboli della tradizione, di salvare il nostro richiamo alle radici e alla nostra identità. È certamente una formula che non ci piace, è una formula che non avremmo voluto adottare, ci mancano gli altri fantocci, ma soprattutto ci manca il calore delle persone, perché la gioia è anche la condivisione del rito davanti al fuoco. Ma la scelta è stata quella di salvare comunque un appuntamento irrinunciabile per la nostra città e di non interrompere neppure a fronte delle limitazioni in vigore una tradizione secolare che per i Bustocchi significa davvero molto. È il momento identitario per eccellenza. Abbiamo scelto di significarlo anche se in maniera diversa. Certo, non manca qualche irriducibile che sfidando nebbie e restrizioni osserva il falò dalle grate delle mura del giardino quadrato del Museo del Tessile. Ma sono casi isolati. Per il resto, anche in questa occasione, i cittadini hanno confermato che tra i valori di quella bustocchità che si celebra di anno in anno l'ultimo giovedì di gennaio, c'è anche il rispetto delle regole. E così sono stati a casa. I più fortunati, senza farsi mancare almeno una bella porzione della specialità locale tipica di questa giornata, a cui anche il sindaco ha detto di non voler rinunciare. Le tradizioni per Busto sono importantissime e vanno preservate. Quindi cosa mangerà questa sera il sindaco? Risotto e organica.